Ciao a tutti, oggi vorrei suonare con voi I Wanna Be Your Slave dei Maneskin. Prima di incominciare però a guardare le tablature vorrei ricordarvi che ho da poco aperto un programma Patreon al quale potete aderire con un piccolo contributo e nel quale troverete dei contenuti aggiuntivi ai video che trovate qui gratuiti su YouTube. Nella descrizione qui sotto trovate il link dove potete trovare tutte le informazioni aggiuntive. Incominciamo e andiamo a vedere la tablatura della strofa di I Wanna Be Your Slave. Prima di partire qualche accorgimento sul suono, I Wanna Be Your Slave ha due suoni, tutti e due suoni distorti, il primo è una distorsione un po' più leggera e il secondo invece è una distorsione bella pesante, bella satura overdrive, quindi il mio consiglio è cercate di avere un amplificatore non troppo distorto per le parti della strofa e del ponte, al quale poi darete una bella spinta o con un booster o con un distorsore aggiuntivo nella parte in cui andremo ad ingrossare la chitarra. Incominciamo con la prima parte che ci vede suonare la prima nota al quarto tasto della quinta corda, la suoneremo sul levare del 4, quindi in anticipo sull'inizio della battuta. 1, 2, 3, 4 e poi inizieremo sull'1 con il sesto tasto della terza corda. Per poi spostarci sempre con degli ottavi, sempre al sesto tasto della quarta corda. Quindi suoniamo tutta la prima parte. 1, 2, 3, 4. Poi ci spostiamo al settimo tasto, sempre della quarta corda. Quindi andiamo a suonare un La. E completiamo il fraseggio facendo settimo, sesto, quarto, sesto, e quarto tasto, quindi torniamo sulla tonica, il do diesis, alla quinta corda. E poi ricominciamo il fraseggio sempre sul levare del 4 della battuta, per poi ripeterlo. Quindi suoniamo tutta la prima parte. 1, 2, 3, 4. Abbiamo suonato un po' più lenta così da poter vedere come muovere le dita della mano sinistra. Io ho utilizzato l'indice quando vado a prendere la tonica, praticamente rimango in una posizione di power chord, mi sposto con il mignolo solo quando vado al settimo tasto della quarta corda, quindi tengo un power chord e mi sposto solo con il mignolo. La seconda parte di questa strofa si sposterà dalla tonica, sempre suonata sul levare del 4, al settimo tasto della quinta corda, quindi andremo a suonare un Mi. E poi andiamo al quarto tasto della quinta corda, sesto tasto della quinta corda, e chiudiamo con, ci spostiamo di nuovo al settimo e ritorniamo alla tonica in do diesis, quindi risuoniamo tutta l'ultima frase. Quindi ora suoniamo tutta la strofa per intero a velocità. Secondo riff che troviamo all'interno del brano rimane sempre nella stessa posizione di do diesis, quindi avremo sempre la mano con il power chord, come abbiamo visto prima nella forma del power chord. Molto importante qui suonare unisoni con la batteria, quindi importantissima la durata delle note. Incominciamo con il quarto tasto sulla quinta corda e poi andiamo al sesto tasto sulla terza corda. Suoniamo le prime battute. Quindi abbiamo 4, 6, 4, 6, rispettivamente sulla quinta, terza, quinta, terza. Dopo troviamo questo do diesis, sempre sulla quinta corda,
che è suonato sulle varie del 4 ed è legato alla battuta successiva, quindi della durata di un quarto. E lancia il settimo tasto sulla quarta corda. E alla fine del fraseggio. Quindi di nuovo quarto tasto sulla quinta corda e poi sesto per chiudere. E dopo si ripete, risuoniamolo. Questa frase viene ripetuta un certo numero di volte per arrivare alla chiusura, dove si suonerà la prima parte della prima battuta e poi l'ottava, quindi con il quarto tasto della quinta corda premuto con l'indice e il sesto tasto della terza corda premuto con il mignolo, e suonerà così. Quindi parte di assolo, dove abbiamo inserito una distorsione più pesante, sentiamo come suona. Bene, andiamo a vedere che cosa ho combinato. Quindi sono partito con uno slide sulla sesta corda che si è andata a fermare al nono tasto, quindi a un do diesis. Ho suonato la sua ottava, che è all'undicesimo tasto della quarta corda. Poi ho fatto un double stop, ovvero ho preso due corde contemporaneamente, quindi terza e seconda corda al nono tasto e terza e seconda corda all'undicesimo tasto, con la particolarità che quando vado all'undicesimo tasto sulla seconda plettrata faccio un bending di un semitono e uso un po' di vibrato. Per ottenere questo effetto aiutatevi con il pollice e con il braccio, quindi fate forza e poi fate vibrare la chitarra lentamente. Il mio consiglio è di fare suonare queste note prima col pulito e poi con il distorsore, perché il distorsore ci aiuta sempre un po', comprimendo il suono, schiacciandolo, a far uscire le note. Se fate uscire le note pulite bene senza il distorsore, quando attaccherete poi il distorsore sarà una gioia per le vostre orecchie. Quindi rifacciamo tutto il riff lentamente. Io nella parte che ho suonato prima ho aggiunto anche un piccolo rake verso l'alto per dare un po' più di aggressività, non è necessario, basta anche tornare con la mano sulla sesta corda al basso. Quindi attenzione alla seconda parte, dove andiamo sul double stop, sul secondo double stop, quello all'undicesimo tasto. La prima volta è con un bending di un semitone. La seconda volta è vibrato, quindi basta shakerare un po' la chitarra. Risentiamolo lentamente con il distorsore. Bene, queste erano tutte le parti di I Wanna Be Your Slave. Se questo tutorial vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate, condividete, fate un giro al link qui sotto nella descrizione al mio programma Patreon e affiliatevi se vi può interessare. E noi ci vediamo al prossimo tutorial chitarra canzoni facili. Ciao!